Fratelli e sorelle carissimi, prima di entrare nel merito delle letture, raccomanderei ancora una volta, perché ecco, fino a quando ogni tanto mi va l'occhio sui dispositivi, vedo un pochino di movimento. Allora, per chi si fosse collegato in ritardo, io prego tutte le persone che stanno seguendo, questa è la celebrazione, è in diretta, quindi questa è una messa, come ho raccomandato, di abituarsi, perché ripeto che questo modus di seguire non finirà, come penso che tutti stiamo comprendendo a breve, di seguire come se si stesse in chiesa. Noi se stiamo in chiesa non ci mettiamo a parlare con il vicino o a commentare quello che accade ad alta voce. Stiamo in rigoroso e religioso silenzio. Purtroppo su Facebook non è possibile, altrimenti lo farei, inibire la possibilità di interazione durante le dirette. Questo si può fare soltanto sulle dirette YouTube, che si può disattivare la chat live. Su Facebook non si può fare. Io trasmetto su Facebook per mettere in condizioni il maggior numero possibile di persone di entrare in contatto con questa diretta, perché so che fa loro piacere, altrimenti andrei su YouTube, ma YouTube ha un segnale meno stabile e ha una piattaforma più limitata. Per cui vi prego, ecco, torno a pregarvi in ginocchio per cortesia, ecco, di non usare gli strumenti di interazione durante la Santa Messa, perché io tra poco mi fisso su, come sempre faccio quando celebro la Santa Messa, sul celebrato, però chi sta seguendo, inevitabilmente vede quello che accade sullo schermo, vede il commento, vede la risposta al commento, sente chi si lamenta perché non sente, vede i cuoricini, vede i pollici alzati, eccetera, eccetera. Mi arrivano segnalazioni che questa cosa non aiuta chi desidera partecipare alla Santa Messa a farlo nel debito modo. Ecco, per cui mi dispiace che ho occupato i primi 2 minuti dell'omelia in questa raccomandazione. Però mi sembrava opportuno perché la ricordo prima che inizia la messa, ma poi ogni tanto intravedo con la coda dell'occhio qualche movimento, evidentemente da parte di qualcuno che magari si collega un pochino più tardi. Detto questo, le letture di oggi sono come sempre molto belle. C'è la prima che è basata sul contrasto tra il prima e il dopo, il tempo del pianto e il tempo della gioia, il nuovo rispetto all'antico, il passato di dolore rispetto al futuro. Ecco. In tempi di esilio, d'accordo, il profeta prospetta la gioia messianica. Anche qui non è molto difficile fare facili attualizzazioni. La grande verità che noi dobbiamo sempre ricordare, perché qui in questa terra funziona così, figlioli miei cari, quindi dobbiamo prenderne atto e dobbiamo, come dire, saperlo. La vita terrena è alternata da tempi di pianto e da tempi di sorrisi, da tempi di lutto, da tempi di gioia, da tempi di dolore e da tempi di letizia. Io pensavo in questi giorni dove si è stata, diciamo, tolta per divina volontà anche la gioia e il conforto umano di un abbraccio, no? Ma se uno apre il profeta, si apre il libro del Coelet, nel famoso passo del c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per seminare, un tempo per raccogliere, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Sta proprio scritto così, andatela a vedere. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Cioè, la nostra vita terrena va avanti con questi misteriosi tempi, dietro i quali c'è una misteriosa operazione divina. Ora, l'atteggiamento fondamentale che Dio vuole, perché in tempo di esilio va a mandare il profeta? Perché vuole suscitare la fede del suo popolo. Tu adesso vedi tutto nero. Tu adesso stai nella tribolazione, stai nell'angoscia. Sappi che io da qui ti tiro fuori. Questa è una situazione momentanea. Non avere paura, non temere.
Quindi il cuore di questo annuncio qual è? Stimolare la fede in Dio, che ti aiuta a vivere anche il tempo difficile, il meno, come dire, peggio possibile, quantomeno. Ecco. Poi quanto più la fede diventa grande e quanto più addirittura nelle tribolazioni si diventa addirittura capaci, i più santi hanno fatto questo, di ringraziare il Signore, nonostante la tribolazione, ma per la tribolazione, che insomma è grandissima santità. Il brano evangelico dice che c'entra, c'entra. Questo è il terzo segno del Vangelo di San Giovanni, quest'anno lo stavamo approfondendo anche con i miei cari parrocchiani, li chiamo parrocchiani reali, adesso si sono dovuti anche loro adeguare allo streaming. Questo l'abbiamo già trattato, è il terzo segno del Vangelo di San Giovanni, sempre nella zona di Cana, ma questo è un segno tutto particolare, perché Gesù questo miracolo non lo voleva fare. Aveva dato questa prova a quest'uomo, un figlio che sta per morire. Queste sono grandi prove, figlioli miei cari. Io ho tutto, come dire, il mio rispetto, la mia, diciamo, compassione in senso buono, nel senso che ci soffro insieme, quasi la venerazione, insomma, no? Per quelle persone a cui il Signore ha chiesto la prova grandissima di doversi separare da un figlio. Penso che sia una delle cose più grosse che possa chiedere il Signore in questa vita. Però glielo guarisce. Solo che come glielo guarisce? Attraverso un atto di fede. Dice Gesù, se non vedete segni e prodigi voi non credete. Cosa sta dicendo? Sei capace di credere a me anche se dovesse morire tuo figlio? Sei capace di credere a me anche se non te lo faccio il miracolo? Sei capace di credere a me anche se sembra che tutto contraddica, d'accordo? Apparentemente la mia bontà, la mia provvidenza, eccetera, eccetera. Questo c'è dietro. E infatti Gesù gli guarisce il figlio, ma come? Costringendolo a fare un atto eroico di fede. Va, tuo figlio vive. Non l'ha toccato, non l'ha visto, quello gli aveva chiesto di andare a casa sua. Lui dice, non ci va a casa sua. Dice, vediamo se sei capace di credere a quello che ti dico. E io quando commentavo recentemente con i miei cari figlioli dico, secondo voi, se il funzionario non ci avesse creduto a quelle parole, il figlio guariva? È una domanda retorica. La risposta è no, non sarebbe guarito. Ecco, quindi, il senso della liturgia di oggi. Mi raccomando, specialmente per quando stiamo nella prova e nel dolore, abbiamo sempre fede. Non manchiamo mai di avere fede. E ricordiamo che il pianto in cui stiamo sarà sostituito dalla gioia. E, come dice l'autore dell'Imitazione di Cristo, quando sei nella gioia non ti dimenticare che potrebbe tornare il pianto, perché qua giù non abbiamo una città stabile. Camminiamo verso il luogo dove attendiamo che ogni lacrima sia asciugata e ogni tristezza sia dimenticata. Qui siamo ancora nella prova, siamo in cammino, camminiamo nella fede, dice San Paolo, non ancora in visione, abbandonati serenamente tra le braccia di colui che a tutto provvede e che sempre sa bene quello che fa. Siano lodati Gesù e Maria.